Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale del 29 novembre 2014. Passiamo all'appello dei presenti. Sergio Edoardo, Rosino Raffaele, Giovanni Esposito, Corcione Giacomo, Paduano Giuseppe, Palma Santa presente, Tufano Saverio assente, Bonaiuto Cristina, Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, Nucevino Cristina. Allora, la seduta è validamente costituita, quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura e approvazione verbale seduta precedente. Allora, si passa ad approvare la delibera numero 27 del 29 settembre, avendo oggetto lettura e approvazione verbale precedente. La numero 28, riguardante l'articolo 193 e 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000, stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio di esercizio. La numero 29, la modifica del regolamento centro sociale aziendale polivalente. La numero 30, l'istituzione dell'albo delle associazioni. Associazioni culturali sportive e di volontariato sociale comune di Ciscià. Voti favorevoli? All'unanimità. Quindi passiamo al secondo punto del giorno, che è il bilancio di previsione 2014, variazione d'assestamento, operazione Rising. Salve, buonasera. Sappiamo che assenza di articolo 175, comma 8. Variazione di assestamento generale che può essere deliberata entro il 30 di ogni anno, atto alla verifica generale delle voci di entrate e uscite, compreso il fondo di riserva. Questo al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Tuttavia, le attività finalizzate alla predisposizione di questa deliberazione non sono compito solo del responsabile economico finanziario, ma coinvolgono indubbiamente tutti i servizi dell'ente, i cui responsabili chiaramente devono interrogarsi sull'attendibilità della previsione di entrata e di spesa dei diversi capitoli di bilancio assegnati alla loro competenza, verificando se le stesse sono ancora attuali in rapporto alla conoscenza dei fatti, di eventi e informazioni, qualunque modo disponibile, relative alle diverse attività di competenza. La nostra verifica ha preso avvio dalle previsioni di entrata, la cui dinamica generale nel corso dell'esercizio può assumere intensità diversa da quanto inizialmente previsto in sede di stesura del bilancio di previsione. Dalle relazioni comunque dei vari responsabili di settore, a seguito della verifica sui capitoli di competenza, di loro competenza, sia di entrate che di uscite, non si evincono gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e si rispetta un sostanziale equilibrio finanziario che potrà protrarsi fino al 31/12/2014. Voglio pertanto ringraziare gli uffici comunali per il grande e puntuale lavoro svolto e anche per la grande applicazione con cui si continua ad operare. Per la predisposizione spero nel più breve tempo possibile di un'analisi precisa e puntuale, puntuale anche degli avanzi di amministrazione. Ringrazio il ragioniere, il dottor Perretto e tutti i responsabili di servizi, dipendenti, nonché gli amministratori, lo straordinario lavoro sinergico che ci consente di non far ricorso a fantasiose risorse aggiuntive, in questo caso mi riferisco soprattutto al discorso degli avanzi di amministrazione che spesso in questo periodo vengono utilizzati, e sottolineo che noi siamo in fase di verifica e di accertamento delle disponibilità reali in rapporto a questa ulteriore fonte finanziaria che ci potrà dare l'opportunità di pianificare altri interventi e fare operazioni di bilancio per assicurare il raggiungimento di determinati obiettivi. Anzi, con soddisfazione proponiamo delle variazioni di entrata, circa 7.186 euro, il maggiore contributo da parte dello Stato che è relativo al minore gettito in uso degli agricoli che destineremo alla gestione delle nostre scuole,
6.186 euro, quindi 2.000 euro sulla gestione scolare elementare, 2.000 euro gestione scuola materna, 2.186 gestione scuola media e 1.000 euro a spese per diritti ed arbitraggi. Inoltre, grazie allo straordinario lavoro dell'ufficio retto dall'ingegnere Lanzare, è prevista una maggiore entrata di 110.000 euro a seguito di maggiori entrate di oneri concessori. 20% di tale somma, noi proponiamo 22.000 euro, sarà destinata al capitolo manutenzione immobili e gestione di patrimonio comunale, l'80% destinato ad opere di riqualificazione primaria, 88.000 euro che potranno essere utilizzate per realizzare magari una nuova opera pubblica o in, oppure una, potrà costituire una risorsa aggiuntiva per realizzare una opera. Tutti gli atti di natura economica e finanziaria continuano a dimostrare e confermare che il nostro è un comune virtuoso, nonostante le notevoli incontinuità operate dal governo verso i comuni, siamo riusciti con notevoli sforzi a tenere sotto controllo le finanze senza calare sulle tasche dei cittadini e garantendo il livello dei servizi. È chiaro che sarà sempre più difficile riuscire a mantenere questi equilibri finanziari e gli investimenti in opere pubbliche. Ribadisco la necessità, cosa che ho detto anche in fase di predisposizione del bilancio da parte del governo, di non penalizzare i comuni virtuosi come il nostro, di prevedere meccanismi che possono aumentare i vincoli del patto di stabilità e fornire ai comuni le maggiori risorse maggiori per dare risposte più immediate ai cittadini, o almeno una maggiore capacità di spesa. Da questo punto di vista occorre entrare nell'ottica dei comuni, soprattutto quelli virtuosi come il nostro, rappresentano un anello essenziale per l'avvio della ripresa economica e per l'equilibrio sociale del paese intero e non il soggetto su cui scaricare tensioni e difficoltà economiche. Grazie. Desidero fare prima un preambolo, diciamo, e poi entrare nel merito dell'atto, della delibera. Allora, il preambolo è questo. Io mi associo ai ringraziamenti che il sindaco ha espresso per l'ufficio di giuria. Non tanto, come dire, mi associo al ringraziamento complessivo e generale di tutti gli uffici del Comune di Cisciano. Quello che questo, il sindaco penso che, avendo le esperienze passate, sa bene che, come giustamente lui ha tenuto di dire, è un appuntamento che solitamente guarda a, come dire, a un assestamento del bilancio dovuto principalmente agli avanzi di amministrazione, quindi significa che in un certo qual modo gli uffici a questa data sanno bene la gestione rispetto alla previsione fatta nel bilancio approvato relativo all'anno in corso, se la gestione, come dire, è stata una gestione efficace, efficiente. A prescindere da questo, mi auguro che poi più presto, come dire, l'ufficio ragioneria possa arrivare a una determinazione degli stessi e poi eventualmente aprire un confronto anche sull'utilizzo degli avanzi, se ci sarà. So che l'ufficio della giovinezza sta lavorando in tal senso e ha fatto richiesta agli uffici competenti già mesi or sono. La premessa, il preambolo riguarda pure un altro aspetto che consegno in questa sede al segretario generale in modo da fargli verificare quello che in un certo modo è diciamo la cifra che si è ritrovata ufficio urbanistica se non erro a proposito di rilascio di concessioni edilizie e di oneri concessori e di costruzione annessi. Noi sappiamo che
diventata legge per 5 novembre 2014 il cosiddetto decreto sblocca Italia. Questo decreto contiene, al riguardo degli oneri di globalizzazione, una rivalutazione degli stessi e la delibera deve essere, diciamo, approvata dal Consiglio Comunale in sede provvisoria fino a quando la regione competente non si esprime e rivaluta le tabelle da cui si attengono le attuali aliquote. Il dubbio però, e perciò dicevo in premessa con te, il segretario generale, è che quello che ci risulta dall'arco online del comune di Cisciano, alcune concessioni sono state date anche nel periodo dal 5 novembre ad andare avanti. Non vorrei che queste cifre citate nella delibera di stasera guardassero pure a qualcuna di queste che sicuramente andrebbero rivisitate, riviste, tenendo conto di una legge, ripeto, che è diventata un decreto quello che sblocca Italia, che è diventata legge il 5 novembre scorso, che a favore dei cittadini tenderebbero, per quanto riguarda concessioni di ristrutturazioni, ad alleggerire il peso fiscale, diciamo, il peso di queste aliquote. Quindi in quel senso indico al segretario di fare un opportuno verifica con l'ufficio competente. Nel merito dell'atto, il gruppo consigliare Cisciano di Comune intende, a partire dal punto 2, quindi da questo che stiamo discutendo, stasera iniziare a votare insieme alla maggioranza, insieme all'esecutivo. Non avendo ascoltato dalla relazione del sindaco l'impegno che si intende dare, ad eccezione dell'entrata di 7.136 euro, che si intendono dare alle cifre che lui ha indicato e poi specifico, allora noi vogliamo formulare una proposta, la quale la sottoponiamo all'attenzione del Consiglio e dell'eventualità la maggioranza, l'esecutivo, ritiene valida di approvarla, non valida eventualmente di farci comprendere, questa penso che sia la sede opportuna, almeno quei 110.000 euro, non nel senso generale, generico, di poterli impegnare su determinati capitoli, ma a quelli quali opere particolari andare a svolgere, cosa che noi abbiamo fatto e consiglieremo come emendamenti al Consiglio, ma vi cito, in modo da poter, come dire, formulare pienamente la nostra proposta. Ripeto, per essere più chiari e più precisi, noi, leggendo gli atti che ci sono stati presentati, non abbiamo notato, ad eccezione della spesa relativa all'entrata di 7.200 euro, non abbiamo trovato l'impegno certo relativo alle altre cifre, se non l'accostamento in due capitoli particolari. Al di là poi della scelta, vuol dire che può essere anche questa, in un certo modo, come dire, messa in discussione. Però, seguendo la scelta dell'esecutivo e della maggioranza di andare incontro a importatori che guardano agli investimenti e alla protezione del patrimonio comunale, leggo la nostra proposta. Allora, l'emendamento numero 1 guarda alla cifra data, la maggiore cifra in entrata data dal contributo dello Stato che il minore gettito dai terreni agricoli, è relativo a 7.186,49 euro. La maggioranza, e quindi la nota aggregata all'atto, alla camicia di questa delibera, guarda di appostarli, come giustamente ha riferito il sindaco, alla gestione della scuola materna, delle scuole elementari, della scuola media statale. Io ho ripeto al Consiglio Comunale
che al di là delle problematiche e della scuola, che vanno sempre e comunque preferite, perché la scuola è un bene primario principale per una comunità, oggi a Scisciano si ha un'altra criticità, un altro problema più grave e più immediatamente, diciamo, da andare a incontrare. Il problema è quello sociale. Allora, in tal senso, noi, data la condizione di disagio sociale di molte famiglie a Scisciano, intendiamo consegnare lo stesso, se ricordo bene, l'assessore Napolitano ha sia la delega alla scuola che alle politiche sociali, quindi non modificando la competenza, allo stesso assessore Napolitano un progetto che guarda all'assistenza domiciliare per residenti in grave disagio sociale con un utilizzo quotidiano di professionalità locale. Lo consegniamo alla Giunta, all'esecutivo, in particolare all'assessore Napolitano. Non chiediamo niente in termini gestionali, sarà lei stessa ad attuarlo e nei modi, nei tempi e anche con le risorse che intende, umani intendo, che intende impegnare locali di Scisciano. Quindi riteniamo noi del gruppo di minoranza che questo problema in questa fase e per questa particolare straordinarietà di questo oggetto di entrato possa guardare e dare una risposta al disagio grave che, ripeto, molte famiglie di Scisciano hanno in questo periodo. A riguardo invece del maggior introito relativo agli ordini di urbanizzazione e al rilascio delle concessioni edilizie, noi in effetti vogliamo essere puntuali e la spesa che suggeriamo e portiamo oggi in consiglio è in merito. Prego poi di avere anche, come dire, non solo un parere, ma un voto in merito, o, ripeto ancora e chiedo scusa, ma per essere sempre preciso, altrimenti la Giunta, il Consiglio, la maggioranza, ci faccia comprendere come intenderà svolgere e impegnare queste risorse. Allora, le 22.000 euro sul titolo 1, quindi spesa corrente per chi ci ascolta, nel pubblico relativo agli oneri di urbanizzazione, noi la nostra proposta è tesa a impegnare 5.000 euro per la riparazione e manutenzione orologio campanile chiesa in piazza 20 settembre e impegnare 17.000 euro per la ristrutturazione dei locali, viali e servizi pubblici nel cimitero di Scisciano con la relativa messa in sicurezza degli impianti esistenti. Per quanto riguarda invece l'entrata di 88.000 euro relativa al rilascio delle concessioni edilizie, intendiamo impegnare in questi due progetti. 50.000 euro acquisizione aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali. Citiamo come esempio l'ex area circunvesuviana. L'altro progetto, ripavimentazione e messa in sicurezza della strada comunale San Giovanni dei Capri, con un motivo ben preciso, non tanto perché ci aprono due notevoli esponenti dell'esecutivo, mi riferisco a Danilo Cusino e Baduano, perché là è la scuola e con le problematiche che noi tutti conosciamo. Ripeto, questa è la nostra proposta, consegno al segretario sia i due emendamenti e la nota relativa, o non c'è bisogno, dottore, per quanto riguarda la legge storica, penso che non c'è bisogno. Quindi sì. Perché leggendo il regolamento, dottore, essendomi, come dire, sentito anche con i funzionari addetti, e penso che questa è l'unica sede dove era possibile poter presentare questi emendamenti,
senso, questa è la sede giusta e chiedo la votazione di questi emendamenti. Ripeto, che possono essere cambiati, stravolti, l'importante è farci condividere a noi della minoranza l'intento certo delle cifre a cui si riferisce l'altro e poi c'è detto il sindaco poc'anzi. Grazie. Voglio chiarire naturalmente per quale motivo quella cifra è stata indicata genericamente e soprattutto rispondere anche alla proposta che è arrivata da parte del gruppo Cisciano Bene Comune relativamente all'utilizzo della quota degli oneri di 22.000 euro. Quella quota va soprattutto in questo periodo sul capitolo manutenzione e anche se l'aereo vanno sulla quota delle scuole per un motivo molto semplice, perché come ricorderà, anzi il consigliere Napolitano ha fatto una nota attraverso la quale sono stati chiesti dei controlli e delle verifiche sulle nostre strutture scolastiche. A seguito di queste verifiche non ci sono stati, rilevati grossi problematiche di natura strutturale, ma chiaramente qualche altra problematica di qualche altra natura è stata rilevata. E mi riferisco in maniera particolare, c'è cioè quel quadro dell'asse naturalmente che è verificato dagli atti con il quale sono, è stata richiesta all'amministrazione comunale, in questo caso al sindaco in quanto responsabile, di adempiere a questo obbligo entro il 4 aprile del 2015. Noi abbiamo fatto alcuni interventi, ne dovremo fare altri, soprattutto relativamente al, sulla parte vecchia della scuola media che in questo momento non viene utilizzata, ma comunque dovranno essere effettuati questi lavori e soprattutto cito un esempio per tutti. Diciamo così, provvedere ad apporre delle pellicole oscuranti sui vetri su tutte le strutture scolastiche che hanno un costo purtroppo di mercato abbastanza elevato. Quindi queste quote in questo periodo saranno utilizzate soprattutto per fare questi interventi sulle nostre strutture scolastiche. E qui noi abbiamo un obbligo, un vincolo limitato dai tempi, quindi non possiamo derogare a questo termine, diciamo così, anzi credo a quello che è un'analisi fatta dal responsabile dell'ufficio tecnico di Ingegnere Lanzara, probabilmente ci sarà bisogno anche di qualche piccolo ulteriore risorsa aggiunta. Quindi è questo il motivo che ci spinge a, diciamo così, a destinare questa cifra, soprattutto sulle strutture scolastiche, come dicevo. Per quanto attiene alle altre proposte fatte dal consigliere Napolitano, relativamente al discorso del cimitero, noi abbiamo, abbiamo dato incarico proprio in questo periodo di, di trovare il modo di assegnare altre aree all'interno del cimitero e qualche altro luogo, quindi questo ci consentirà, perché poi sono dei fondi vincolati, ci consentirà sicuramente di fare quegli interventi che ci ha suggerito anche l'ingegnere Napolitano, ma che comunque effettivamente necessitano di essere fatti quelle cifre eventuali, abbiamo individuato già 10-12 suoli dove far realizzare altri cappelle gentilizie, immagino che ci sarà un introito al circa di 40.000 euro che dovranno essere spesi all'interno del cimitero. Per quanto riguarda la posizione dell'aria della Vesuviana, noi, come mi è capitato di dire forse domenica in un'assemblea pubblica, stiamo attendendo semplicemente la tempistica, cioè che passi 2014 per poter acquisire quell'aria. Non è stato fatto finora semplicemente per un problema legato al famoso discorso del patto di stabilità, cioè che non c'è la possibilità di spendere ulteriori fondi in questo anno, ma sarà fatto nel 2015, quindi sarà acquisita l'ex stazione con l'aria
adiacente. Non abbiamo ritenuto, ma è un impegno che possiamo prendere tranquillamente, anche in questa sede possiamo riprenderlo, non abbiamo indicato altre delle situazioni già ristabilite, perché, come ho detto prima, si sta facendo questa analisi per verificare la disponibilità in termini di avanzi di amministrazione. Stiamo facendo qualche altra verifica per trovare qualche ulteriore disponibilità che potremmo destinare a lavori pubblici, e anche questa quota degli 88.000 euro potrà poi essere, cioè un discorso diciamo così organico, sicuramente essere, magari perché non tutti quanti insieme, valutare in che maniera spendere, su quali strutture e opere pubbliche investire, perché ci sono un po' di opere che devono essere realizzate e probabilmente, avendo diciamo così un quadro completo della situazione, si potrà decidere dove andare a spendere, insomma. Grazie. Allora, ringrazio il sindaco per la spiegazione che ci ha dato. Ritengo, chiedo scusa se lo evidenzio, ma non è esaustiva, cioè non soddisfare noi del gruppo di minoranza al fine di poter arrivare a un voto unanime. Io sono convinto, come dire, che noi tutti, almeno quelli che vedo pure nel pubblico, siamo stati abituati nelle nostre famiglie a vedere più quello che abbiamo già in tasca che è quello che in qualche modo dovremo domani andarci a guadagnare. Oggi noi valutiamo qualcosa che è certo, domani non ci sa, pure perché non si ha concretezza, come dire, l'avanzo a quanto corrisponderebbe. Io quello che dico, però, riferendomi alle parole ascoltate dal sindaco, è che, ed è bene precisare, che la nota del sottoscritto alla verifica di sicurezza negli istituti delle scolaresche ciscianesi è una cosa che si riferiva, se non erro, a settembre-ottobre del 2013. Nel frattempo approvavamo un bilancio di revisione, quindi in quella sede si poteva pensare di prevedere un qualcosa che andasse in indirizzo alla risposta da dare all'ASL. Non è stato fatto, non importa, però sono convinto di dire che queste cifre di gestione della scuola possono essere in un certo modo recuperate. Vale quello che, ma non vale perché lo dice il gruppo di minoranza, vale perché quello che oggi si registra nel paese è una necessità, come dire, ed è una criticità a cui bisogna dare un'immediata risposta. Oggi con la straordinarietà di queste entrate, e solo oggi ho la possibilità di poter, come dire, consentirmi di poter spendere queste risorse straordinarie, ripeto, io e il gruppo di minoranza siamo convinti, come dire, che l'indirizzo deve essere certo. Puntuare tutto al 2015, ripeto, lo si può fare, è una decisione, come dire, la potete prendere, avete i numeri pure per prenderla. Ripeto, per l'ennesima volta la minoranza voleva contribuire insieme a voi a delle scelte. Almeno mi aspettavo nell'intervento del sindaco, vabbè, non li impegniamo in questo modo, però impegniamole in quest'altra progettualità, ovviamente il fatto che noi si renderanno disponibili risorse per il cimitero con destinazione certa, e quindi sull'intervento del cimitero stesso, cioè, però identifichiamo le opere, altrimenti e noi gruppo di minoranza, come dire, ci risulterebbe difficile non pensare che appostate in determinati capitoli e da una voce, come dire, a un senso generale, poi quelle cifre si possono avere disponibili per le più svariate emergenze o i più svariati interventi. Questa a noi non ci sta bene, penso. Ci sta bene, ripeto, votare insieme a voi l'impegno,
queste risorse per la risoluzione di problemi certi che il paese ha, e penso che ne abbia. Grazie. No, io per solo aggiungere una cosa, cioè nei momenti in cui noi accogliamo su quel capitolo specifico devono essere poi utilizzati solo e unicamente per realizzare investimenti, opere pubbliche. Quindi io dico semplicemente, faccio un esempio, abbiamo il problema del ponte a rispetto al quale siamo in attesa di avere conferma di un finanziamento. Laddove non dovesse arrivare, non dovesse arrivare quel finanziamento, avremmo un'esigenza in più da soddisfare. Da qui la mia considerazione, non è che si vuole dire noi non lo vogliamo fare, ma semplicemente per fare comunque dire, una pianificazione organica. O esempio, oltre all'acquisizione della stazione della città di Vesuviana, noi dobbiamo pensare, cosa che anche qui dovremmo fare l'anno prossimo, dovremmo pensare circa 35.000 euro all'Enel per, o 40.000, non ricordo nemmeno la cifra con esattezza, per creare quel collegamento tra il parcheggio attuale e via, diciamo così, via ferrovia. Quindi ci sono una serie di cose che necessitano poi di essere, quindi delle spese che necessitano di essere affrontate, tutto quanto, dico semplicemente in quest'ottica qua, non più chi vuole mettere quelle cifre in maniera generica, che poi assolutamente non è così. Scusi se la interrompo, è che comunque vengono ricordate, comunque sono ricordate in maniera diretta, questo è il fatto di fatto. Cioè, noi intendiamo, desideriamo, come dire, identificare il progetto, l'opera, cioè tutto ciò che è vostra intenzione di porterà, accompagnarvi nella realizzazione, nel senso non materiale, ma decisionale, e in tal senso vuol dire vi invitiamo a poter esplicitare. Una cosa è certa, se votiamo l'atto così come ci è stato presentato, non mi trovo il fatto che almeno a leggere, come dire, non lo sa leggere, ed è molto generica. E ripeto, date le problematiche a cui lei si riferisce e condivido, le vogliamo indirizzare, indirizziamo direttamente, come dire, l'acquisizione dell'argento a pagare l'Enel, eccetera, eccetera, togliamo il fatto di San Giovanni, ricordo, siamo un po' intercolati, cioè non so se chiaro. Però mantenere così su quel capitolo, in termini generici, io voglio solo leggere per far capire pure come dire al pubblico come il capitolo 360 codice, opere di urbanizzazione primaria, eccetera, verrà individuato per 88 livelli. Voglio leggere un attimo ai cittadini, ma solo così, il sindaco, non me ne voglia. Che si intende per opera di urbanizzazione primaria? Allora, si intende asilo nido, scuole materne, scuole proprie, grandi strutture complesse di istruzione superiore, mercati di quartiere, delegazioni, chiese, impianti sportivi, aree verdi, centri sociali, attrezzature, cioè, è continuo. Cioè, quindi noi diciamo, decidete voi quale di queste, se non va bene la vostra proposta, dove la vogliamo, a prescindere. Se non sono più intervento, procederei con la votazione. Passiamo a votare l'emendamento numero 1 proposto da Cisciano Bene Comune, la mia oggetto assestamento del bilancio di previsione e collaborazione riguardo il progetto per l'assistenza domiciliare per i residenti a disagio sociale, con utilizzo quotidiano di professionalità locale. Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo al secondo emendamento, avendo ad oggetto la riparazione e manutenzione dell'orologio chiesa del campanile chiesa in piazza 20 settembre, strutturazione locale, grandi servizi del cimitero, acquisizione aree espropriate, ripavimentazione e messa in sicurezza della strada comunale San Giovanni del Cavolo. Voti favorevoli? Voti contrari? Quindi gli emendamenti si intendono respinti. Passiamo a votare la proposta così come effettuata dal gruppo di maggioranza per quanto riguarda il bilancio di previsione 2014 e la revisione di assestamento.
Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo per l'immediata esecutività della stessa. Voti favorevoli? Voti contrari? Per l'immediata esecutività della... Contro l'immediata esecutività. Terzo punto all'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale numero 85 del 31 ottobre 2014, variazione al bilancio 2014, relazione al sindaco. Allora, in fase di formazione del bilancio 2014 la TASI è stata allocata giustamente al titolo primo, no? Delle entrate, imposte e tasse, ma erroneamente alla voce di tributi speciali, invece le ha imposte come chiarito e specificato. Poi successivamente al certificato di bilancio emanato dal Ministero dell'Interno in data 31 luglio del 2014. E si propone la variazione tecnica delle previsioni di entrata, in quanto rimane invariata la valutazione della congruità delle spese, l'attendibilità delle previsioni di entrata, per cui la somma di €970.000 viene trasferita dal titolo primo, categoria primo, al titolo primo, categoria 3. Desidero solo anticipare che essendo una delibera, come dire, proprio tecnica, un atto tecnico, e il gruppo consigliare di minoranza voterà a favore, quindi... Possiamo passare direttamente... quello è un aspetto tecnico. Va bene, allora voti favorevoli all'unanimità. Per l'immediata esecutività della stessa, gentilmente. Grazie. Quindi passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, l'appalto di servizio tesoreria comunale, approvazione schema di convenzione periodico 2015-2019. Redazione Rassina. Questo degli aspetti salienti, il nostro ente è in essere un servizio di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria. Questo servizio scade il 31/12/2014, pertanto occorre provvedere ad indire una nuova gara per il periodo che va dal 2015, dal 1 gennaio 2015 al 31/12/2019. Visto il vigente regolamento di contabilità attuato numero 28 del 30/11/2011, dato atto che questo ente, con deliberazione già di giunta comunale numero 77 del 9 ottobre di quest'anno 2014, aveva provveduto ad approvare lo schema di convenzione, si ritiene opportuno approvare nuovamente il Consiglio Comunale lo schema di convenzione ed invita la relativa gara. Durante lo svolgimento del servizio possono essere apportati perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari. L'oggetto del servizio prevede la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente. Le entrate saranno acquisite dal tesoriere in base agli ordinativi emessi dall'ente in formato elettronico, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario. Gli ordinativi saranno trasmessi per via telematica. I mandati di pagamento saranno predisposti in formato elettronico e sempre per la stessa via trasmessi. Il tesoriere si impegna a non applicare alcuna commissione ai beneficiari per i pagamenti in contanti presso i suoi sportelli. È previsto un collegamento diretto tra tesoriere e servizio finanziario dell'ente ed è assicurata la visualizzazione di tutte le operazioni. L'ente e l'organo di revisione hanno diritto di procedere a verifica di casse ordinarie e straordinarie. Sulle anticipazioni di tesoreria viene applicato l'interesse annuo nella misura dell'Euribor a 6 mesi, ridotto del 2%. Sulle giacenze di cassa invece è applicato l'interesse nella misura dell'Euribor a 6 mesi, aumentato di 0,75 punti.
per il servizio è previsto un compenso annuo di circa 8.200 euro più IVA, quindi 10.000 euro complessivi. Tesoriere non concedere i servizi a terzi. In caso di inadempimenti, previa formale contestazione, il Comune si riserva la possibilità di applicare una penale da euro 500 a euro 2.000 in relazione alla gravità della violazione. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dei rapporti previo preavviso di almeno 6 mesi. In tal caso il tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo. Ho cercato di sintetizzare al massimo quando ci sono. Ci sono interventi? Prego. Allora, anche in questo caso io devo un attimo fare una premessa. La premessa è questa. Cioè, io desidero far mettere agli atti di questa delibera una delibera del Comune di San Milagliano. Perché? Perché se non sbaglio, ancora ad oggi, il dottore Simonelli è il segretario comunale del Comune di Cisciano e di San Milagliano. Non riesco a comprendere come l'11 novembre del 2013, quindi pochi mesi fa, giusto un anno fa, in un certo qual modo, da allora se non, non è cambiata la legge, è rimasta identica, non si fece una delibera di giunta, come ha citato pure il sindaco nella sua relazione, ma a San Milagliano si preferì andare direttamente in consiglio comunale per approvare lo schema di convenzione. Il segretario allora era il dottore Simonelli, ed è il dottore Simonelli, allo stesso modo ci sarà, era ed è il dottore Simonelli. Questa premessa, questa premessa serve perché, poi per i punti pure che seguiranno, serve perché? Perché in certo qual modo noi, il gruppo consigliare di minoranza, ha apportato al regolamento, allo schema di convenzione, cioè di scusa, quelle modifiche, e quindi ha fatto stesso. Il sindaco non le ha citate proprio nella sua relazione, quindi significa che non sono state proprio considerate prima domanda, perché altrimenti vi conviene poi leggere e prendere noto a Cisciano, ai cittadini, quali sono le modifiche che uno ha pensato di portare. Non sono tutte incluse nei atti che poi sono stati rilasciati ai consiglieri del Consiglio Comunale. Guarda caso, pur non essendomi in questo caso sintonizzato con il ragioniere capo che è qui presente, alcune delle modifiche sono state poi incluse in questi atti e non nella delibera di giunta approvata tempo fa, la numero 77, approvata il 9 ottobre. Voglio dire, a prescindere da questo, ci sono altre cose e articolati da noi proposti che guardano, come dire, all'organizzazione del servizio, che guardano ai doveri dei gestionali assunti dal tesoriere, ad alcuni servizi implementativi, che guardano al tasso venditore e creditore accennato dal sindaco, però che sono considerati in misura diversa, con valori diversi, e che guardano anche ai benefici, perché poi quando uno, come dire, si conviene tra due enti, è ovvio che entrambi devono ricavare dei benefici. Questo, dico, ho accennato delle cose, ma è inutile, come dire, andare nei particolari. Però la domanda che ho fatto, questa cosa non ci è stata presentata, verrà legata agli atti, non è stata proprio considerata. La domanda, forse sbaglio nel porla, è stata considerata dagli uffici, sono stati prelevati appunti tali da poter essere, come dire, interessanti e inclusi nella diversa versione, cioè la convenzione, anche la delibera di giunta e l'atto che stasera noi stiamo approvando. Cioè, fatemi comprendere. Posso poi andare avanti con l'intervento.
quindi significa via aperta, quindi significa il giorno prima che si tenesse anche il Consiglio Comunale. Io ne ho preso visione chiaramente ieri, perché il 28, che naturalmente essendo arrivato alle 13.37, ne ho preso visione ieri. Nel frattempo è chiaro ed evidente che la delibera di giunta è stata fatta, come abbiamo detto, ad ottobre, il 9 ottobre, quindi non poteva tenere conto eventualmente di queste, proprio alla luce del fatto che andiamo in Consiglio Comunale, quindi facciamo che recepiamo queste cose, perché c'è questa possibilità di rendere, poi di migliorare da parte degli uffici, c'è stata segnalata questa opportunità quindi di modificare lo schema di delibera che era stata fatta di giunta, e quindi abbiamo apportato queste modifiche in Consiglio Comunale. Sindaco, posso precisare quello che lei si riferisce di Verdi, sono altre proposte di altri anni. Io quello che posso dire è che questa proposta è arrivata, diciamo, quando il consigliere Ariano è andato a ritirarsi. Penso che non è andato a vedere. Io leggo questo. È stato giovedì. 27 novembre. Io ho chiamato il dottore e il dottore ha detto potete mandare a ritirare gli altri perché gli altri sono buoni. Quindi, e poi, sindaco, l'impiegato ha detto, il funzionario ha detto alla PEC, non la apre quella partita, però lei come insegna, la PEC vale il giorno in cui uno la invia. Io l'ho inviata quel giorno perché poi mi consenta, io la sera prima ho saputo dell'ordine del giorno del consiglio. Certo, non è che lo posso mandare, cioè se io vengo di sera, questo comunale che mi porta l'ordine del giorno del consiglio, non è che io poi faccio delle piani alla vostra parte di se non so all'ordine del giorno che cosa parliamo. Ma al di là di questo, io ho fatto una domanda, sindaco, noi abbiamo ritenuto di dare un miglioramento, come dire, all'estate, ma nei termini che poi è stato precisato nella nota di accompagnamento a questa proposta. Infatti le modifiche, diciamo noi, considerano una gestione di tesoreria unica completamente meccanizzata. Se l'esecutivo desidera prendere in considerazione tale ipotesi, che consentirebbe a Cisciano di anticipare i tempi, dato che l'indirizzo normativo attuale e futuro chiederebbe l'uso del solo mezzo informatico con un'eventuale applicazione tecnologica del posto mobile. Dato che il suo esecutivo, sindaco, ha già applicato il posto mobile, se non erro, per altre progettualità, questo vuole andare in indirizzo anche al servizio comune, deve attuare. Allora, in tal senso, io quello che ho riscontrato, e l'ho detto, pur non essendomi né sintonizzato con il ragioniere legale, guarda caso nella proposta presentata agli atti, e gli atti, ripeto, sono stati consegnati giovedì, verso mezzogiorno, io avevo studiato e gli atti presentati, guarda caso alcuni articolati, alcune cose contenenti la nostra proposta sono state considerate, e qui mi fa piacere, altre no. Queste altre no, perché non si, come dire, non si vogliono considerare, non è utile una proposta che voi potete, queste qua. Cioè, ditemi voi se questa nostra proposta è stata almeno letta, perché penso che l'avrei scontato, lei sì, l'avrei scontato d'ufficio, ma almeno letta da chi poi deve dare un punto su questo scritto. In modo da poter poi direi fare evidenziare o meno i punti, altrimenti di 8 maggiore di 3, un po' sapere qual è il problema. Ma sempre in termini voi di arrivare a un punto tale che possa includere anche la minoranza ed essere un anno del Consiglio. Io resto in attesa di una risposta che non ho ancora avuto. Allora, è chiaro che la proposta detto, mi pare di aver detto che è stata, anche se con ritardo, naturalmente dopo che era stato predisposto
deliberare e quant'altro. Quindi di conseguenza non lo so, visto che è una proposta che viene dalla minoranza lusiana, vogliamo esplicitare. Cioè, io però mi sembra chiarire una cosa, sincero. Cioè, no alla polemica, perché poco importa. Quello che importa è che noi ci siamo messi a lavorare per la minoranza e siamo intervenuti non, diciamo, per intero sulla convenzione. Tanto è vero che siamo intervenuti con l'introduzione di alcuni commi, certi articoli, tanto è vero che siamo intervenuti con l'articolo poi ripreso nella nuova versione dal servizio, e questo mi fa piacere e fa onore al ragioniere capo, che guarda la gestione informatizzata del servizio, che poi era l'intenzionalità di noi del gruppo consigliare di minoranza, però ci sono, ripeto, alcuni articoli, esempio, organizzazione del servizio. Se voi andate con attenzione a guardare la proposta delibera, non c'è un articolo che guarda l'organizzazione del servizio. Noi stiamo parlando di una convenzione, dobbiamo guardare proprio a come organizziamo il servizio tra il comune e la tesoreria. Noi facciamo una proposta. La nostra proposta è di cinque comma. No, io posso mai stare stasera qua a tediarmi questi cinque comma. Cioè, come dire, almeno uno va per, come dire, dice, vabbè, sì, sono letto la cosa, non condivido il terzo comma, non condivido tutto l'articolato. Cioè, questo è il senso, come dire, della questione. No, ripeto, sindaco, se lei vuole che la leggiamo, il trucco è alquanto bello. A parte il fatto, ripeto, che molte di questa nostra proposta è inclusa nella nuova. Allora, ci sono degli articoli che io chiamo bis proprio perché sono mandati là. E quindi la proposta, come ho detto io, è stata letta, anche se a me per quanto, cioè non per quanto mi riguarda, ma chiaramente il giorno prima che si tenesse il Consiglio Comunale. Quindi è evidente che sarebbe stato meglio, ma il resto forse non si poteva fare diversamente, perché se non si conosceva, come dire, con anticipo la data del Consiglio Comunale, naturalmente anche approfondirla al meglio, anche se ritengo, come mi pare che sia stato detto, che gran parte di quelle cose che sono comprese all'interno della proposta del gruppo consigliare Cisciano delle Comune sono già state, come dire, tenute in considerazione dagli uffici e dalla maggioranza consigliare. La nostra è una proposta, quella meritevole e degna di rispondere a tutti i requisiti che ci si presupponeva, insomma, la riteniamo valida. Inoltre le chiedo di allegare le proposte agli atti del Consiglio per un'opportuna discussione.
sulle quotazioni in aula. Questo è stato fatto. L'altra cosa è che non c'è stata fatta, cioè, no, è un punto che mi rimane, perché altrimenti voi dite non arriveremo nel Consiglio a dire se alcuni articolati a leggere o meno. Questo punto, come dire, la constatazione finale del mio intervento è quello che anche in questo caso il gruppo consigliare Cisciano Premio Comune, munito di una grande volontà di votare qualche atto all'unanimità insieme all'esecutivo, insieme alla maggioranza, anche in questo caso deve, come dire, farsi carico di constatare che le nostre proposte, neanche per il rispetto del ruolo, vengono in un certo modo non dico considerate, ma lette, valutate e a limite anche cestinate. Questa è la mia considerazione, grazie. Non è assolutamente così chiaramente. Poi se vogliamo parlare, cioè non è possibile che si possa parlare di coinvolgimento totale su certe proposte facendo arrivare una norma effettivamente il giorno prima, poi ci si lamenta in altre occasioni. No, devo finire un attimo l'intervento. Per di più non rappresenta nemmeno una giustificazione il fatto che si dica: se io non sapevo che ci sarebbe stata all'ordine del giorno questo consiglio comunale, ma comunque il gruppo consigliare di minoranza sapeva dal 9 ottobre che era stato approvato in giunta uno schema di convenzione che riguardava questo tipo di servizio, per cui se avessero fornito i necessari suggerimenti dal 9 ottobre, oggi siamo al 29 novembre, sono passati 50 giorni, per cui volendo questa proposta poteva pervenire tranquillamente in questi 50 giorni e dare modo agli uffici e a chi e anche a tutti gli altri amministratori di prendere consapevolezza e contezza della proposta. Evidenzio solo questo. Sì, però io non tendo a polemizzare, è tanto che non arrivare alla polemica. Il problema però evidente è questo, perché altrimenti se lei istica poi uno deve dire delle cose. Allora, che devo dire, sindaco, che io mercoledì sera ho chiamato mercoledì, nella giornata mercoledì ho chiamato il segretario, ho chiamato un altro funzionario pubblico, il quale già aveva l'ordine del giorno sulla scrivania e non mi ha voluto dire che non è tanto meno che l'ha voluto, ma per telefono non me l'ha voluto dire, perché intimato, non lo so da chi, ma non me l'ha voluto dire per telefono. E poi come lei, un altro funzionario è chiaro. Allora detto questo, lo sto dicendo, io non voglio fare polemica, devo solo amaramente constatare che in un certo qual modo uno cerca di collaborare, di contribuire, e mi lasci dire, rispetto a questa collaborazione, almeno una volta, da ambo le parti, cerchiamo di, come dire, di sederci e collaborare. Noi stiamo cercando in tutti i modi di farlo. Questo è il sottoposta da Cisciano Bene Comune. Voti favorevoli? Voti contrari? Quindi al posto della di delibero così come sottoposta dalla maggioranza, voti contrari? Voti contrari alla proposta della maggioranza, voti favorevoli, votiamo per l'immediata esecutività della stessa, voti favorevoli, contrari, voti contrari all'immediata esecutività, grazie. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che la proposta del gruppo consiliare Cisciano Bene Comune di modifica del regolamento per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa, approvato con delibera del Consiglio numero 2 del 2013, relazione al sindaco. Prego, ingegnere.
quindi c'è un regolamento che deve per legge essere fatto, e questo regolamento riguarda il controllo amministrativo e il controllo interno. Questo regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale a gennaio del 2013, diciamo subito dopo l'approvazione del decreto legge del 2012, che intenzionalmente guardava al Consiglio Comunale in diminuzione, cioè nel senso di riducere il numero dei consiglieri funzione del numero di abitanti del comune. Questo regolamento manteneva degli articolati che in questo modo non consentivano, invece la legge consentiva questo, di poter favorire la minoranza di svolgere il suo ruolo, cioè quello di controllo e garanzia. Oltre a questo, nel 2012 sempre, convertito poi in legge sempre nel 2012, in particolare la numero 213, c'erano, come dire, altre cose che sono intervenute e che guardavano all'istituzione e all'opportuna regolamentazione dell'ente comune dei controlli che, come dire, andavano e vanno effettuati al fine di verificare, esempio, gli equilibri finanziari e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Non tutto questo, il regolamento attuale vigente che guarda, che è stato, come dire, approvato dalla delibera di Consiglio Comunale la numero 2 del 2013, non contiene tutto questo, come pure non contiene il cosiddetto controllo successivo, perché oltre al controllo preventivo sugli atti che il comune esegue, effettua, c'è bisogno anche di un controllo successivo. Non contiene, esempio, un controllo su determinati atti, esempio quelli prodotti dal sindaco, guarda i decreti sindacali, le ordinanze sindacali. Non contiene, ci eravamo accorti, come poter selezionare e svolgere questi controlli, e soprattutto a riguardo non contiene il controllo di gestione. Allora, dato che il gruppo consigliare di minoranza ci siamo bene comune, in un certo qual modo si è sempre coltivato e ha atteso sempre, come dire, il suo impegno per cercare di darci delle regole che siano male per tutti e che diano la possibilità a tutti di poter avere la maggior partecipazione della cittadinanza amministrata. In tal senso, il sottoscritto, già verso settembre 2013, pose in essere l'aggiornamento di alcuni regolamenti. In tal senso, quindi, poi la maggioranza si è presa del tempo, finalmente, avvalendoci, perché poi questo, caro sindaco, per non ritornare ai ragionamenti di prima, è che uno si deve avvalere delle regole certe che tutelino in un certo qual modo gli ostacoli che si incontrano. Allora, a un certo punto, avvalendosi dell'attuale regolamento di funzionamento del Consiglio, finalmente è approdata in Commissione queste modifiche. C'è un verbale di Commissione che poi leggerà sicuramente la Presidente, che è la collega consigliera con aiuto Cristina, e in un certo qual modo ha la nostra proposta, che ripeto, tendeva a modificare, a portare piccole modifiche ad alcuni articoli esistenti nell'attuale regolamento, tendeva a introdurre un capitolo nuovo e quindi a introdurre delle regole che noi ci siamo accorti non
che guardano l'approdo successivo e quello del decreto, sono le cose che vi ho detto precedentemente. La risposta in commissione è stata, siamo autorevoli stasera, è stata quella che la prima parte, cioè quella tendente alle piccole modifiche su alcuni articoli che vanno dall'articolo 1 all'articolo 8, potevano essere considerate dalla maggioranza. Il capitolo relativo al controllo successivo, al controllo di gestione, al controllo sugli equilibri finanziari, assolutamente non se ne parlava. L'ho sintetizzato al massimo, ma questo è il succo del ragionamento. Poi qua c'è agli atti la copia del verbale di commissione. Ora, io chiedo al Consiglio, e lo ripeto, noi siamo propensi a dare delle regole certe, perché le regole servono in un certo modo a tutti. Oggi noi siamo minoranza, poi maggioranza, domani può essere viceversa o non, però diciamo una cosa è certa, bisogna che il cittadino venga assicurato che attraverso delle regole certe ottiene un servizio ottimo. Allora io dico al Consiglio, la valutazione di questo documento penso che sia stato, come dire, valutato pure abbondantemente, al punto tale, ripeto, che c'è un verbale della prima commissione che dà diniego all'introduzione di questo controllo successivo. Quindi anche in questo caso noi del gruppo di minoranza dovremo constatare che, diciamo, quando si vanno a masticare o a introdurre o a inserire rispetto a un solitario delle regole che non valgono per la minoranza, valgono per tutti i cittadini e quindi per tutto il Consiglio Comunale, a questo si applica il principio di democrazia che 8 è un numero maggiore di 3. Non mi auguro che stasera su questi atti, in particolare su questo, possa esserci un ripensamento della maggioranza e almeno ragionarci su, perché ripeto, nella prossima continuatura o nelle prossime continuature potremo consegnare a chi ci seguirà delle regole le quali noi non abbiamo potuto, come dire, constatare, perché non venivano considerate nelle continuature precedenti. Grazie. Assolutamente era nelle immagini.
nostre intenzioni ingessare nessuno. Nelle nostre intenzioni, ripeto, se non sono stato chiaro, nelle nostre intenzioni è di portare delle regole certe che oggi valgono per tutti e potranno valere soprattutto per chi ci seguirà. È ovvio che la considerazione, Madoano, che lei ha fatto è questa. Il segretario ci ha detto, ma lei ha un parere scritto del segretario? Perché non l'ha portato in commissione? Così lo leggevo. No, lasci dire quello, cioè il segretario, possiamo parlare, possiamo prenderci il caffè. E formulare un scritto ciò che pensa. Almeno così mi è stato, come dire, indicato in precedenza nella mia esperienza precedente. Allora, se c'è un parere dello scritto, noi lo possiamo, come dire, valutare e in merito a prenderlo. Quello che io desidero invece trasferirvi è che attraverso questa, come dire, l'inserimento di questi metodi controlli non si cessa la macchina amministrativa, anzi la si rende più efficace, più efficiente, si hanno delle performance migliori rispetto alla produzione che loro dovrebbero svolgere. E qual è la produzione della macchina amministrativa? Gli atti amministrativi, delibere, rendere, che ve lo dico, lo conoscete meglio, lo sapete meglio di me. Allora, rispetto a questo, diamoci delle regole, questa è la nostra, come dire, è il nostro indirizzo. Poi è ovvio, la maggioranza può decidere a noi queste regole non servono, perché andiamo bene come stiamo andando. Il problema è un altro, consentitemi. Allora, oggi Cisciano ha, perché ha fatto una scelta politica, di non avere un PD ma di avere un numero di valutazione. Se non erro, poi mi correggete se sto sbagliando. Per quelli che non sanno di cosa stiamo parlando, l'OPP è l'organo di valutazione che può essere interno o esterno e va a misurare, diciamo, con dei parametri, se una macchina, se un qualcosa funziona in termini di efficienza, di efficacia. L'amministrazione dell'esercito attuale, ma pure quella precedente, se non erro, ha deciso di avere non l'OTP interno o esterno, ma di avere un numero di valutazione. Questo numero di valutazione so che sta stagionando, si riuniscono, però so altrettanto, se non mi sbaglio, che da qui a breve registrerà qualche dimissione. Perché guarda caso, qualche esponente del numero di valutazione è andato a dire in quel contesto le stesse cose che noi, Cisciano per il gruppo di minoranza, stiamo cercando di dire in questa nostra proposta. Allora, detto questo, e non voglio prolungarmi, perché ci sono degli impegni, allora, io dico, abbiamo fatto la nostra proposta, constatare che anche stasera, e rispetto all'introduzione di regole, non nuove, sono regole che in altri gruppi, in altri comuni non applicare, Cisciano intende non applicare, ma non Cisciano. Questa maggioranza, questi esecutivi, noi constatiamo questo fatto e quindi qual è la. Però ditemi, rispetto poi all'atto che andremo ad approvare, che cosa la maggioranza intende modificare? O rimane l'atto e il regolamento, come dire, approvato con la delibera di Consiglio Comunale da 2 del 2013? Anche questo sinceramente lo so. Grazie. Marco, infatti, io non sono ingegnere, come faccio a sapere probabilmente le leggi del futuro, cioè vorrei fare delle indicazioni su conto di qualcuno, non lo so, non ne sono a conoscenza, quindi. Sindaco, si faccia leggere il dettaglio dal segretario comunale, si faccia passare, se lei viene più a conto. Ma nessuno può prevedere il futuro, che possa accadere o anche accadere, per carità, questo non significa che
Vabbè, comunque, veniamo al dunque della questione. Vabbè, in merito a queste proposte, proposte dal gruppo di minoranza che scende nel comune, vabbè, partiamo dal titolo. La modifica del titolo, a mio avviso, non riveste carattere sostanziale. Copia di questo regolamento, come tutti sappiamo, è stato trasmesso sia alla prefettura che alla sezione regionale del porto dei comuni, senza che sia stato sollevato alcun rilievo. Tra l'altro l'articolo 2 del regolamento parla chiaramente di sistema integrato di controllo interno, controllo sugli equilibri finanziari. Lo stesso è garantito già dall'articolo 4 del regolamento in vigore, poi è prevista la certificazione, il parere di regolarità contabile, il controllo costante degli equilibri di bilancio da parte del responsabile dei servizi finanziari e dei programmi di revisione, i quali provvedono anche alle verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio. Tra l'altro, le modalità e le procedure per il controllo finanziario sono previste soprattutto, anche e soprattutto per le regole di contabilità. Il controllo sulla qualità dei servizi è garantito dai controlli previsti nel regolamento in come specificato anche nell'articolo 5 del regolamento, che prevede che l'azione del sistema dei controlli interni non si ferma al controllo del singolo atto, ma tende a rilevare da tali verifiche elementi sulla correttezza delle procedure adottate e delle attività amministrative espletate. Relativamente all'articolo 5, si ritiene superfluo inserire di esclusiva della responsabilità dei responsabili di settore, in quanto gli atti oggetti del controllo, come specificato nell'articolo 1, sono le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni, oltre a strutture private e provvedimenti, la cui adozione di istruttori già ricadono per legge nella esclusiva responsabilità dei responsabili di settore. Vedesi in proposta anche l'articolo 10 del regolamento, che prevede che i controlli interni ai quali è sottoposta l'attività dirigenziale. Inserimento al secondo capoverso dell'inciso, inclusi gli atti di competenza del sindaco, non è previsto dalla legge. Difatti, gli atti di competenza del sindaco sono già sottoposti dalla legge ad altri punti di controllo da parte di enti superiori, prefettura, TAR, Consiglio di Stato, eccetera. Relativamente all'articolo 8 e alla richiesta di modifica da 5 al 3 del numero dei consiglieri comunali necessari a segnalare le determinazioni da sottoporre al monitoraggio, si fa presente il decreto legislativo numero 15 prevede la riduzione del numero dei consiglieri comunali, non prevede altresì l'automatica adeguamento del numero dei consiglieri per altre attività. Tale adeguamento rimane pertanto di carattere discrezionale. Si ritiene in proposito che il numero di 5 consiglieri necessari a segnalare le determinazioni da sottoporre a controllo sia adeguato e necessario a garantire un maggiore coinvolgimento dei consiglieri stessi nelle iniziative di controllo. In proposito poi alle altre richieste all'introduzione dell'articolo 11 del capo secondo, così come proposto dal gruppo di minoranza, tale proposta non modifichi sostanzialmente il controllo già analiticamente e previsto nel regolamento in vigore. Si denota negli articoli proposti soltanto un ulteriore aggravio e appesantimento per la struttura dirigenziale comunale per l'espletamento delle proprie attività, già sufficientemente operata dalle rigorose richieste di controllo anche da parte di organi superiori, MEF, Corte dei Conti, Cagioneria dello Stato, eccetera, eccetera. Questa è una relazione che lei ha legato, no? Quindi l'ho capito bene, completamente con ciò che dice. Dice, non ci sono. Ma che altro? Devo aggiungere il Presidente. Cioè il sindaco deve fare il caso, mi auguro che tutto resta per fare il caso, e lei ha gli altri segretari, siamo convinti che c'è anche la nostra proposta, sì. Vabbè, c'è anche il verbale della Commissione, c'è tutto. E come ci ha suggerito il sindaco, ci sarà qualche parte che devo lavorare la questione. Mi consenta, perché se questa maggioranza, il particolare sindaco, penso che abbia ascoltato 15 scienze presenti, non vuole dare atto che la minoranza deve per legge avere un controllo sugli atti e questo lo determina il numero di consiglieri comunali che possono su iniziativa chiedere o meno una verifica su di regolarità amministrativa a chi di dovere. Se si dica anche questo, di che cosa dobbiamo parlare in questo momento?
con questi amministratori di maggioranza. Grazie. Allora, Martina, se fosse previsto per legge è evidente che come specificato sta richiesto per legge. Va comunque, posso leggere, chiedo scusa sindaco, posso leggere la decisione di cosa ha proposto la merito. Allora, l'articolo 8, nel primo capoverso e dopo le parole delle operazioni, inserire gli atti di competenza del sindaco, ripeto, il PNR e l'ordinanza. Il sindaco ha detto che avete sentito che ci sono altri organi superiori. Sì, se un cittadino denuncia subito la prefettura, chi ha detto. Altrimenti non è che cioè, uno deve sempre mettere mano alla lancia, andare all'avvocato e denunciare. Altrimenti non si può risolvere la questione all'interno della macchina comunale. Due. Nel punto non può essere tra le parole che sono iniziative almeno 5 consigliere comunale da dare il numero 5 con il numero 3, cioè per renderlo congruente, non ho detto per legge, congruente al decreto legislativo 15-2010, congruente a me agli insegnanti, non lo conosco bene l'italiano, però agli insegnanti congruo significa riportarlo, come dire, a una certa similitudine a quello adottato dal decreto legislativo che ha passato il numero di consiglieri comunali associati da 16 a 10. Guarda caso, la minoranza quando il consiglio comunale era 16 era di 5, perciò 5. Oggi il consiglio comunale è di 10, la minoranza è 3, perciò abbiamo suggerito 3. Chiediamo scusa. Passiamo ai voti, quindi voti favorevoli per quanto riguarda la proposta del gruppo consigliere Cisciano per il comune di modifica del regolamento per l'attuazione del protocollo di regolarità amministrativa approvato con il libro del Consiglio numero 2 del 2013. Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno che ha per oggetto la proposta del gruppo consiliare Cisciano Bene Comune di modifica dello statuto dell'ente teatro comunale. Operazione valigia. Gratuito l'uso del teatro per
di spettacoli, manifestazioni, attività realizzate comune e o scuole pubbliche, oppure andare poi dire, ad una gestione, questo all'articolo 7, alla voce, al comma, stipula convenzione, stabilisce accordi, dove è ammessa la concessione, l'affidamento e gestione a terzi, associazioni, cooperative, altre ditte, del teatro, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 42 lettera E del UEM, che regola in toto e in parte la gestione artistica, logistica e tecnica. In tal caso, dopo approvazione del Consiglio Comunale, della convenzione potrà concedere a terzi la gestione stipulando un accordo protocollo di intesa attraverso il disciplinare tecnico di affidamento e potrà essere affidata tramite la convenzione suddetta la gestione dell'intera struttura o parte dei servizi dell'intera struttura, esempio sorveglianza, vigilanza, biglietteria, polizia, manutenzione ordinaria e assistenza alla compagnia di richiedente, servizio di guardaroba, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro punto di novità di questa nostra proposta guardava che il sindaco e io, l'assessore delegato, sentiva e decidevano loro quando, in che forma e in che modo, il Consiglio Comunale, in modo da avere gli indirizzi generale, questa è la funzione del Consiglio Comunale, e poter questi indirizzi generali trasferire poi nella convenzione di cui parlavo precedentemente e poi a occuparsi del teatro o con gestione diretta del comune attraverso i due membri del Consiglio di Direttori o attraverso la cosiddetta gestione indiretta come precedentemente ho precisato. Altro contributo e altra modifica è che, guarda caso, era un riferimento di legge, era che la perdita dei requisiti per la partecipazione agli organi passati in giudicato dell'assenza di condanna per i reati previsti dall'articolo 15, comma 1, eccetera, di aggiungere, oltre alle lettere già indicate nell'attuale statuto, altre lettere. Anche questo, come dire, ci è stato detto no in commissione. Vado oltre. Noi avevamo previsto una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, così come sto per legge. Il Consiglio di Amministrazione fanno parte l'assessore alla cultura o suo delegato, un rappresentante della minoranza consiliare, 5 membri eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali viene scelto il Presidente. Almeno 3 di questi membri dovranno essere indicati dalle compagnie teatrali del territorio che abbiano partecipato per almeno 3 anni a un partitore teatrale comunale. Quindi dico, anche questo hanno detto no. Quindi si dà la rilevanza a che cosa? Soprattutto alle compagnie teatrali, cioè a chi ha passione per quest'arte. Poi la nomina sui membri delle compagnie teatrali abbiamo riportato anche con Caterina, cioè le compagnie interloquivano l'assessore o suo delegato, il sindaco o suo delegato, e allora trasferivano i nomi. Questi nomi li portava l'assessore, il sindaco di Consiglio Comunale, noi dovevamo solo alzare la mano e votare all'unanimità, anche se la compagnia portava, come dire, lasciatemi il termine, un avversario politico o una persona non gradita. Avevamo il diritto, come abbiamo scritto qua dentro, di eleggerlo, perché indicato dal basso, dagli a passione, dalle compagnie stesse. Anche a questo hanno detto no. Vado oltre. Allora, cioè, non diamo la possibilità, cosa mai avvenuta a Scisciano, e Scisciano stessa si è reso conto quanto sia importante, di poter sfiduciare il presidente che poi il consiglio di amministrazione del Grande Teatro va ad eleggere in Tosino, cioè una volta costituitosi. Oggi, fino ad oggi, non è stato possibile. Non lo so, dico, però diciamo non è stato così.
neanche con artifici vari o con approvazioni di consultivi vari, però noi l'abbiamo introdotto in modo da evitare in futuro eventuali e future problematiche. Anche questo ci hanno detto no. Poi abbiamo introdotto che nel momento in cui il consiglio di amministrazione passa la mano tra una consigliatura e un'altra che si avvicenda, è ovvio che il sindaco eletto ha il potere di convocare le due parti e trasferire tutto ciò che è avvenuto con la gestione precedente a quella poi corrente, in modo da passare tutto ciò che era iniziativa positiva e negativa e tutto ciò che è teso conto, diciamo, della gestione di quella che guardava alla consigliatura e poi si è andata a modificare con le elezioni successive del Consiglio Comunale e del Sindaco. Anche a questo hanno detto no. Allora, abbiamo introdotto un altro articolo che riguardava il direttore artistico. Il direttore artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni, svolgerà il suo ruolo in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dal Consiglio di amministrazione e a quest'ultimo risponderà dell'operato svolto. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà sfiduciare eventualmente, se non ritiene valida quella gestione, il direttore artistico con opportune motivazioni comunicate assieme alla Giunta e al Consiglio Comunale. Anche a questo hanno detto no. Ci sono altre modifiche, non voglio tentare di andare oltre. Allora, questo documento, fino a un certo punto e per un certo percorso anche politico, è stato condiviso. Oggi si condividono altre iniziative. Io non lo so, queste iniziative a che cosa porteranno, e tanto meno noi, lo voglio precisare pubblicamente nella sede giusta, non tanto come noi del gruppo di minoranza consigliare, diciamo, saremo propensi, come qualcuno afferma, e siamo, diciamo, persone che tendono alla vita, tendono, come dire, a introdurre lotte e destine e non a vedere la questione alta della politica. Io sono convinto, e penso di rappresentare il pensiero dei miei colleghi Adriano Mocedini, noi dobbiamo guardare alla questione alta della politica. Abbiamo di fronte un bene comune, dobbiamo non gestirlo politicamente o personalmente, ma in qualche modo consegnarlo alla cittadinanza e farlo gestire da noi stessi, con delle regole. Allora, rispetto a questo, io invito l'attuale esecutivo, il Consiglio per intero, soprattutto la maggioranza, a valutare bene, perché ci sono in giro pure delle lettere, sì, del commissario e Mr. Bene, che è un, come dire, un ruolo che è dettato dallo statuto vigente, però io non sapevo che il commissario del Bene Teatro poteva nominare un suo commissario, poco che avviene con i commissari dei servizi mandati dai comuni, e ci sono delle lettere in giro verso enti, associazioni che guardano, come dire, a eventuali affidamenti. Noi non siamo contrari a eventuali affidamenti, tanto è vero che l'abbiamo indicato in questa nostra proposta, però desideriamo che una cosa sia resa trasparente, sia partecipativa, ma soprattutto sia qualcosa che tendenzialmente sia ottima per la gestione di quel vero comune e consegnato, ripeto, nelle mani dei cittadini, in modo da farlo fruire da tutti, perché essendo proprio un bene comune non può essere che, come dire, si preferisca una strada al posto di regole certe a cui poi tendere tutti quanti gli interessi. Noi con questo documento che consegniamo, ovviamente la storia non finisce qua, perché poi chiederò al segretario, io sto cercando di eliminare vari passaggi del bene, ripeto, questa questione del teatro per quanto riguarda il gruppo consigliare di minoranza va dal settembre 2013 avanti, attraverso varie proposte, attraverso varie richieste alla Commissione, attraverso
attraverso varie richieste al Presidente del Consiglio e non ultimo avvicino la richiesta che è successiva a questa richiesta qui portata in Consiglio dalla maggioranza e dal Presidente del Consiglio, perché noi abbiamo chiesto, sempre in termini di regolamento, al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio Comunale in tempi brevi per eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione dell'ente reale. Guarda caso, diciamo, questa è successiva alla richiesta precedente, però era in tempo utile per poterlo portare pure più come punto all'ordine del giorno. Si sta preferendo un'altra strada. Io non lo so dove porterà la strada che loro stanno portando avanti. Io sono convinto però di una cosa, e concludo almeno questo mio primo intervento. Vogliamo un attimo occuparci dei beni comuni e se intesi da tutti, dall'intero Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, come bene comune fruibile da tutti e non trovare, come dire, appigli o delle giustificazioni inutili che non portano a niente se non a un principio che è quello portato avanti dagli antichi romani: divini e impera. Oggi qualche amministratore sta tentando di portarlo avanti. Io sono convinto che non ci riuscirà. Perché sono convinto di questo? Sono convinto di questo perché il voto che ci è stato consegnato alle ultime elezioni amministrative guarda a un circa 60% degli aventi diritti al voto che sicuramente non stanno con questa maggioranza. Allora, signori cari, non fatevi abbagliare da chi oggi predilige questo principio romanesco, lasciatemi in termine, divini e impera, pure perché non porta a niente, ma sicuramente non porta a far usufruire di un bene comune, un bene pubblico all'intera cittadinanza e farlo considerare o sfruttare momentaneamente da qualcuno che cade nel parlamento del divini e impera. Grazie. Va bene. Un light motivo comunque. Io dico questo, alcune di queste proposte, come se ne emerge dalla base, sono state dette a quelli. Le altre a me sembrano in qualche modo limitate, come viene detto. Ente che ha qualcosa significa proprio questo. Tra le altre cose, alcune di queste proposte in qualche modo sono già, come dire, parte integrante, cioè la consegna e riconsegna della struttura viene già in contraddittorio, già oggi. È evidente che se allega lei fosse un membro della minoranza, diciamo così, tanto per dirne un'altra, cioè fuori discussione che la legge consente, il regolamento, lo statuto consente alla minoranza di poter essere rappresentata, quindi è fuori discussione che dovrebbe essere un membro della minoranza a dover essere sostituito. Però a mio avviso devo fare una constatazione, perché qua ci si riempie la bocca in continuazione di partecipazione, di democrazia, di proposte che servono a dettare regole e quant'altro. Ma francamente io non voglio polemizzare, ritengo che da parte del gruppo consiliare di minoranza, quando hanno ricoperto ruoli diversi, non mi pare che abbiano brillato per coinvolgimento o per, come dire, in qualche modo, o sono mai pervenute in ruoli diversi proposte tendenti a migliorare la partecipazione. Quindi solo dire questo. Procediamo, se non ci sono. Come al solito il sindaco, rispetto a tante cose poste in essere, non dà mai una risposta in merito a uno solo dei punti sollevati, a uno solo. E si rifà forse a quel mio periodo di assessore alla provincia, di consigliere provinciale, sindaco. Chi ne ha beneficiato, i ciccianesi lo sanno, è stato lei, quando nel 2003 circa, non mi ricordo la data, fu sfiduciato
anzi uno di quei consiglieri che lascio di ciò è qui presente in aula, è chiaro, che il sottoscritto aiutò suo malgrado, potevo dire sbagliare, a farla rileggere il sindaco un'altra volta. Quindi, come dire, il problema non è rispetto a un trascorso di circa 10 anni fa, mi lasci dire, questo il popolo l'ha giudicato, forse ha pagato pure le conseguenze, il problema non è questo. Oggi noi stiamo parlando di come lei, da commissario, vuole consegnare questo bene comune, questo bene pubblico, alla gestione del popolo di Ciusciano. Questo è l'argomento. Rispetto a questo noi stiamo dando e indicando delle regole. Non siamo presi così. Ci dia delle regole diverse. Una cosa è certa, sì, però lo statuto attuale, quello vigente, non è, come dire, un qualcosa che ha portato fattori positivi. La storia è nota, quindi vale la pena di rivederlo in miglioramento, vale la pena comunque di guardarlo in un'ottica diversa. È ovvio, se lei poi lo vuole guardare nell'ottica di commissario, mandare alla prefettura, nel comune di Covalini, in questo caso a gestire il teatro di Comune Ciusciano, allora io vi do un consiglio, mi permette, faccia il sindaco e non faccia il commissario del teatro. Oppure lo faccio fare a qualche suo commissario, però si occupi di fare il sindaco. Dicevo, ma dico questo per dire oggi il teatro di Ciusciano, sindaco, lei vuole continuare a indirizzarlo secondo quello che è accaduto in questo ultimo periodo? Non porta a niente, non porta sicuramente a consegnare un bene pubblico a essere fruibile a tutti. E soprattutto non lo porta perché non ci sono le precedenti, mi consente sindaco. Quando lei dice che già il passare, diciamo, da un'amministrazione, dal consiglio direttivo prima a quello successivo, e lei sa bene che non è vero, perché lei ha scelto all'ex presidente precedente, che nel qual caso è la signora qui, la collega Eugenio Cristina, per farsi dare una cosa che lei già aveva pronta nelle amministrazioni precedenti, cui lei faceva parte, aveva consegnato in tempo utile negli anni precedenti. Il problema è un altro, carissimo sindaco. E lei lo sa che oggi lei ha una visione di tutta la strumentazione o di tutti i beni immobili che ci sono nel teatro? Io penso di no. Tanto è vero che lei no. Allora io dico, perché si è dovuto intervenire con il responsabile della sicurezza della legge 81, quello nominato dal comune, si è dovuto intervenire pure per lei? Perché non è un ente pubblico, un ente, come dire, di proprietà del comune. Se è di proprietà del comune, perché deve essere gestito, perché questo almeno è quello che io guardo oggi, viene a essere gestito non come un bene da consegnare alla cittadinanza e farlo fruire a tutti, ma viene, come dire, ad essere gestito in un modo per dire non ti preoccupare, domani tu pubblicai l'erba, non ti preoccupare, tu domani invece farai il vigilante, non ti preoccupare, tu domani farai quest'altro. Ma non è così che si organizza l'unico bene, lo faccio dire, quello è l'unico luogo dove è possibile potersi incontrare, potersi andare a divertire, poter vedere un po' di arte. Allora, questo è l'intento. Noi della minoranza abbiamo dato, come dire, e consegnato una nostra proposta. Consegno agli atti e quindi assicurare il comunale in modo da legarla qui a questa delibera e ricordarlo alla Presidente del Consiglio che c'è anche questa richiesta di noi consiglieri comunali di convocare al più presto il Consiglio Comunale per l'elezione dei membri per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro. Mi auguro quindi che ciò venga fatto al più presto in modo da eliminare il commissariamento e poter arrivare alla definizione di un gruppo, di un tipo che si occupi a tempo pieno del teatro. Se ciò non è, significherà che io devo pensare, caro sindaco, che ha molto tempo da dedicare al teatro. Io sono convinto che invece Ciusciano deve avere un sindaco a tempo pieno delle problematiche forti
critiche che il Paese ha. Necessario e anche di più di quello necessario per seguire le sorti del paese. Questo bene comune di cui parla l'ingegnere Napolitano, quello che per tanti anni, dal 2012, viene fruito in maniera da tutta la cittadinanza, che riguarda la nostra comunità, è fuori discussione che esistono delle regole, come ho detto. Esiste uno statuto che nel corso di questi anni pare che abbia prodotto risultati evidentemente lusinghieri, risultati che sono stati apprezzati da tutti, non mi pare che ci siano mai stati lamentele da parte soprattutto di quelle compagnie o di quelle persone che in maniera più continuativa utilizzano la nostra struttura teatrale. Da parte nostra non c'è mai stata volontà di chiudersi e di non aprirsi, diciamo così, al territorio, alla gestione più possibile condivisa. È normale che valuteremo se è il caso nel corso del proseguo sia necessario andare a modificare le cose, lo faremo in piena autonomia e coinvolgendo soprattutto quelle persone, come ho detto prima, che utilizzano il teatro in maniera continuativa. Quindi io la parola prego di sì. Se valuteremo chi va dalla presenza del suo esecutivo o valuta il consiglio comunale, cioè il medico può rispondere. Lei ha detto valuteremo come applicare, ma chi valuta? Lei è suo esecutivo, non mi faccia. Lei può pisare, non mi faccia rispondere in maniera. È evidente che se dovessimo guardare che sia elementare, no? È alla base di qualsiasi norma elementare dal punto di vista giuridico. È evidente che se non andiamo a modificare lo statuto per l'utilizzo di una struttura pubblica sarà il Consiglio Comunale a valutarla, dovrà essere il Consiglio Comunale a votarlo. Non è che l'esecutivo deciderà di modificarlo in piena autonomia, è evidente questo. Allora io procederei al lavoro, così come la verbale di commissione del 18 novembre 2014, della prima commissione, e quindi con l'accettazione delle modifiche riguardanti gli articoli 2 e 3 della proposta sottoposta dal gruppo Cisciano Bene Comune. La prego prima di votare, Presidente, di leggere le modifiche che la maggioranza ha approvato e portato. Sì. Allora, il secondo capo verso dell'articolo 2 che andrebbe a essere così composto: l'ente autonomo teatrale ha lo scopo di meglio perseguire i fini statutari o affiliarsi e collaborare convenzionandosi con tutte le realtà locali, nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini, persegue la diffusione dell'arte musicale, la formazione di quadri artistici e tecnici, l'educazione musicale e culturale della collettività. Promuove la ricerca anche in funzione di promozione sociale e culturale. Provvede direttamente alla gestione del teatro ad esso affidato con lo svolgimento di spettacoli teatrali, concerti, balletti, mostre, conferenze, convegni, riunioni e comunque di manifestazioni culturali e sociali. Poi l'altra modifica riguarda l'articolo 3 e per cui la sede dell'ente autonomo teatrale viene spostata in Cisciano in piazza 20 settembre presso il palazzo 11 novembre. In Cisciano in piazza 20 settembre palazzo 11 novembre. La sede dell'ente autonomo teatrale è in Cisciano in piazza 20 settembre palazzo 11 novembre. È la modifica che io ho portato, no? Sì, ed è questa che viene aggiornata. C'era scritto prima, la sede dell'ente autonomo in realtà è in puntini, io ho solo messo la sede del comune, perché è un bene comunale, come abbiamo detto, no? Questa è la modifica che ci hanno approvato, Cisciano. Quindi voti favorevoli a questo. Voti
queste modifiche così come le abbiamo detto. Voti contrari? Passiamo al settimo e ultimo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione del regolamento legale alla pianta per il tuo paese, per il generale assessore Paduano. Quando ci fu
non regolamento, chiamiamola vostra cosa, questa iniziativa, regalo un altro altro paese, io dissi al collega Bonaventura, al collega Paduano, sì, possiamo parlarne fra alcuni giorni perché desidero portare un contributo a nome della minoranza, perché può essere che riusciremo a condividerlo anche in Consiglio Comunale. Guarda caso poi la proposta che noi abbiamo portato in commissione è stata condivisa pienamente da Buonaiuto, da Paduano e dalla maggioranza, che tendenzialmente vuol dire interveniva a introdurre la pianta oltre all'albero che noi intendevamo, che la donazione può avvenire pure per abbellire una siepe di un'area verde pubblica. È ovvio che la siepe non è che andiamo a fare la siepe di, alberi, andiamo a fare la siepe di piante, con fiori o senza fiori. E quindi l'assetto fu, come dire, condiviso. E poi che loro, nella istanza da prospettare poi dentro l'albo online del comune, ai cittadini, alle associazioni, si era dimenticata di inserire l'aspetto privacy, di terreggio. Allora, io sicuramente mi annuncio in modo favorevole, come dire, su questa proposta del gruppo consigliare di minoranza, però devo fare due considerazioni brevi. Vabbè, la prima è che io a mio mandato faccio parte di due commissioni, la prima, poi se non è la seconda, la seconda parla ambiente e territorio, quale se c'è ambiente e territorio, la seconda, la terza, la seconda. E quindi mi sarei visto, come dire, più questo documento in discussione in quella commissione, però nulla, questo è importante, aver raggiunto l'intesa con l'intero Consiglio Comunale. Due, non lo so se l'esecutivo è, come dire, è a conoscenza, e se vuole il segretario prendere appunti, che proprio in questi giorni la Regione Campania alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, basta che un comune le faccia richiesta, regala le piante. E in qualche caso pure qualche altro. Sono gratis per i comuni, sono a pagamento dei cittadini. Io non voglio elencare tutti i tipi di piante, però adesso sono delle piante molto interessanti. E se acquistate dei vivai comuni anche costose. Allora invito l'esecutivo, lo so, penso che l'assessore Ramo per quanto riguarda alle terre di mantenimento del territorio, c'era il Raffaella Brasino, non mi veniva, e quindi chiedo se era possibile che il comune mi diciamo che se sia una domanda in indirizzo. Anzi, mi meravigliavo la stessa come il finale quando non sarà realizzato, dato che noi in minoranza non siamo ci riferiamo a nessuna forza politica perché siamo amici di un'acqua, però guarda caso molti di voi sono intendanti e quindi mi meraviglio come dire voi questa vostra dimenticanza, quello che non so se la questione poi è scaduta. Va bene, questo è quanto. Allora, passiamo alla proposta di voto. Allora, si passa alla proposta di voto per quanto riguarda l'approvazione del regolamento legale alla pianta del Banco del Paese secondo il deliberato della commissione, della prima commissione del 18 novembre 2014. Voti favorevoli? Allora, vogliamo che l'immediata esecutività dello stesso? No?